Eccoci in diretta qui sulla Memoria Viva, dopo aver parlato del centenario di Giovanni Paolo II, essere andati in giro per il mondo, dalla Polonia a Roma alla Valle d'Aosta. Oggi torniamo in casa, giochiamo in casa però per una pagina di storia della quale devo dire farò volentieri lo studente io. Ringrazio Emilio Champagne e Enzo Sapia che sono con noi ovviamente. Di che cosa parliamo? Parliamo di ex internati canavesani, di Renzo Forma, di Renato Cresto, ma più in generale degli ex internati. Ecco, per fare un esempio, di Forma, Emilio, parliamo sempre come il senatore, il sottosegretario, la presidenza con Andreotti, tutto, e ci dimentichiamo del Forma, da dove arriva, del Forma militare, dell'IMI, e con lui di tutti quelli che hanno fatto quel percorso, che non sono quattro gatti come si usa dire, sono molti in canavese. Un'altra di quelle pagine di storia che insomma a volte ci dimentichiamo perché la storia non ritiene rilevanti forse, però per noi sono importanti perché sono la nostra storia. Allora Emilio, prova a raccontarcela tu questa nostra storia. Sì. Allora, appunto, seguendo quelle che sono le indicazioni e gli obiettivi, la mission di la Memoria Viva, cerchiamo di dare sempre un ricordo abbastanza inedito delle cose, no? Facendo ricerca e offrendo sempre qualcosa di nuovo o di poco conosciuto a chi ci ascolta. La volta precedente avevo avuto l'occasione di parlare di resistenza ed avevamo detto che la resistenza, c'era una resistenza attiva, quella fatta in Italia con i fucili, le armi e l'insurrezione, e una resistenza passiva che si era svolta nei campi di concentramento, nella non adesione dei militari e di chi rifiutò il fascismo già durante il suo essere. Ecco, adesso, siccome l'altra volta avevamo parlato della resistenza attiva, quella di che si è svolta in Italia, dedicheremo questa chiacchierata alla resistenza passiva che hanno portato avanti gli internati militari e dei reparti particolari dell'esercito, che adesso vedremo, sempre con attinenza ai canavesani, perché io poi sono un appassionato di storia canavesana, perciò al massimo li contestualizzo come va fatto nella grande storia, ma uso sempre un metodo, un'attenzione particolare per i nostri concittadini, per la nostra storia. Allora, una cosa di carattere generale. Io, per quanto riguarda la contestualizzazione della grande storia, diciamola così, mi baserò su due testi fondamentali che cito, voglio citare, perché è lì che insomma le notizie che darò sono le fonti, sono quelle. E uno sono la storia delle divisioni alpine, della storia degli alpini di Emilio Faldella, che è un testo che fa la storia degli alpini dal 1872, quando nascono, 76, comunque da quando nascono fino al 1972, che è un testo fondamentale. Poi l'altro importante, importantissimo direi, per quanto riguarda il canavese, è il libro che ho qua, che è il libro di Tuchun, che è di Anzola, di Severino Anzola, detto Ciribola, che ha veramente gli alpini canavesani li conoscono molto bene, e veramente ha fatto un libro che andrebbe sempre encomiato, perché è veramente una ricerca seria e approfondita. Tuchun è il motto, Tuchun lo ricordiamo che è il motto. Tuchun era il motto del battaglione Ivrea. Ivrea, è bravo. Che poi racconteremo ampiamente. Praticamente oltre questi due testi, diciamo così, ci sono tutto il materiale che abbiamo raccolto, le testimonianze dirette svolte da noi dell'archivio audiovisivo canavesano insieme
al professor Perotti, che abbiamo fatto un mucchio di interviste ai protagonisti e abbiamo un mucchio di materiale, i quali naturalmente qualcosa attingerò in questi miei ricordi, e poi articoli vari sui campi di concentramento, riviste militari, eccetera. Comunque queste sono le fonti, non solo orali prese dal vivo, ma anche storiche. Perciò possiamo quello che diremo lo diciamo anche sicuri di quello che diciamo, là, insomma. Bene, allora, per inquadrare il problema ricordo solo alcune cose. Cioè, partiamo dall'8 settembre, no? Che abbiamo già ricordato l'altra volta. 8 settembre, l'armistizio, un armistizio che arriva veramente impensato, tanto è vero che arriva prima del dovuto. L'Italia portava avanti già da giorni l'ipotesi dell'armistizio con gli alleati. Erano d'accordo che l'annuncio sarebbe stato dato dagli italiani più avanti, con qualche giorno di tempo per prepararsi. Purtroppo gli americani fecero uscire, diciamo, la notizia che costrinse a darla immediatamente, e così tutto l'esercito lo apprese per radio. E queste ci sono diverse testimonianze, che sono quelle di Forma, ma non solo Forma, ma tutti, e anche Cresto ricordano lo sconcerto di questa cosa, no? Ricordano che alla sera, alle 8, si trovano davanti a seguire le notizie radiofoniche della guerra, no? Come noi seguiamo il telegiornale, e soldati e capitani e ufficiali apprendono che l'Italia ha fatto l'armistizio, con la famosa frase: l'Italia dell'impari lotta non fa più contro i tedeschi, ma risponderà alle provocazioni che verranno da qualsiasi parte vengano. Perciò, come dire, abbiamo fatto la pace, ma siamo pronti a combattere contro tutti quelli che ci attaccano. Era una formula molto ambigua. Cosa succede? Tripudio generale dei soldati, che intravedono la possibilità di una pace, grande preoccupazione per gli ufficiali, perché tutta la notte, l'annuncio verrà dato alle 8 meno un quarto circa, no? Interpelleranno i super comandi dell'esercito, tutto, nessuno avrà ordini, nessuno saprà niente, perciò vivranno tutti nella più completa disorganizzazione, perché impossibilità di fare qualcosa. Questo genere di sconcerto era drammatico per tutti le forze militari, ma pensiamo a quelli che erano all'estero. Certo, anche perché tu hai detto una cosa molto importante. In quell'annuncio c'era: abbiamo firmato l'armistizio, ma siamo pronti a combattere contro, a difenderci contro chiunque, che poteva voler dire americani, inglesi, tedeschi, chiunque. Quindi questi non sapevano davvero se allo sbarco degli americani avrebbero dovuto combattere gli americani, non so, sì. Cioè, era pazzesca, una follia quasi. È stato veramente una follia, dettata poi da tante cose, dalla fuga del re precipitosa, ma adesso non è che noi, non sta a noi dare giudizi, certo, su questo, che sono ben più qualificati. Ho solo detto questo per dire che quello che avevamo detto l'altra volta, che i soldati che stavano per essere arruolati si trovano di fronte all'incognita del futuro e non sanno scegliere se fuggire in montagna o arruolarsi. Perciò abbiamo parlato l'altra volta il dilemma del partigiano, del ragazzo che o va da una parte o va dall'altra. Ma voi pensate al dilemma che hanno vissuto gli stessi ragazzi, ma arruolati, e che si trovavano all'estero, no? Per esempio, solo qualche erano 900.000 i soldati italiani al di fuori dei confini, su 3 milioni. Avevamo in Francia 200, leggo qua le statistiche, mi sono segnato, avevamo circa 230.000 soldati nel sud della Francia,
quella piccola porzione attorno a Ventimiglia, a Nizza che avevamo occupato, no? Poi ne avevamo 300.000 in Montenegro, altre 200-300.000 in Grecia e le isole del Peloponneso, no? Ecco, tutte queste, immaginatevi un reparto che si trova su per le montagne del Montenegro, lontano dalla comunicazione, con la responsabilità di magari 10 o 15 mila uomini, il comandante non sa più cosa fare, no? E opera in un territorio molto ostile, perché noi per esempio sui Balcani abbiamo fatto la guerra alle popolazioni locali e abbiamo fatto gli occupatori e ci siamo anche comportati da occupanti con tutto ciò che ne consegue. Più c'erano i tedeschi, cioè la situazione era veramente drammatica. Vediamo perché parlerò adesso soprattutto di questi due parti, cioè la Francia, sud della Francia, perché lì si trova il nostro Renzo Forma. E poi parlerò del Montenegro e non dell'Albania, dell'isola del Liceo, della Grecia, ma perché il Montenegro, lì si trova il nostro Renato Cresto, detto René, e a Castellamonte lo conoscono tutti, lo conoscevano tutti come René, è una persona molto stimata, è veramente in gamba, io anche l'ho conosciuto, era amico di famiglia. Comunque, ecco, questi due qua. Perché ho anche scelto René insieme al senatore Forma? Perché tutti e due ci hanno lasciato una grande documentazione, ci hanno lasciato un diario che cominciano a scrivere proprio con l'armistizio e va avanti. Due diari, però due esperienze anche diverse, perché Forma è ufficiale e vivrà il suo internamento, pur difficile, brutto, eccetera, da ufficiale. Cresto lo vivrà invece da soldato, praticamente. Perciò potremmo anche vedere le differenze che c'erano fra queste cose qua. Allora, cominciamo Renzo Forma. Renzo Forma, hai già ricordato tu, avrà nel dopoguerra questa grande affermazione come senatore, come farà parte anche della commissione, questo l'ho scoperto da poco, per le indagini sull'assassinio di Moro. Cioè, un politico, diciamo che... fatto sottosegretario, ha avuto il suo ruolo, la persona era molto, molto schiva della pubblicità, diciamo che lavorava abbastanza sotto traccia, non era il classico politico che così faceva le cose con un basso profilo, però comunque è stato dalla terza fino all'ottava legislatura ed ha avuto sicuramente un ruolo nella Democrazia Cristiana, fra l'altro. Comunque, lui si trova in Francia come occupante, ecco qua lo vediamo proprio in quel periodo lì, giovane tenente, ha studiato giurisprudenza, poi è stato arruolato nell'esercito ed è tenente nella primo corpo d'armata, nell'ufficio del commissario, il primo commissario del corpo d'armata. Cosa voleva dire? Voleva dire che proprio era in un posto strategico dove si manovravano tutti i vettovagliamenti, le munizioni, c'è un luogo anche privilegiato come osservatore. Qui lo vediamo a sinistra con altri due colleghi e si riferisce proprio alla foto, adesso esattamente non lo so, ma probabilmente proprio al periodo francese di occupazione. Ricordo che noi eravamo lì come occupanti, perché avevamo occupato questa piccola fetta del sud della Francia, e stando quello che dice lui, quando viene l'8 settembre, sorpresa generale, gli stessi comandanti non sanno nulla, non sanno cosa fare, ma chi è che sapeva cosa fare erano i tedeschi. I tedeschi sapevano cosa fare, perché dal 25 luglio, con la caduta di Mussolini, avevano già preparato un sostanzioso piano B nel caso che avessero chiesto l'armistizio. Perciò, come l'armistizio viene annunciato, loro avevano già il piano, che era quello di disarmare immediatamente gli italiani. Ricorda Forma nella,
nella sua intervista che gli abbiamo fatto, sempre col professor Perotti, l'abbiamo intervistato lungamente, perciò lui anche lo racconta, dice che praticamente alle 5 di mattina già si presentano ai comandi una colonna tedesca, dove con fare molto gentile, rassicurante, gli dice: state bravi, state tranquilli, non vi succede niente, ma dateci tutte le armi, no? Disarmatevi. E dice che c'è stato un po' di sconcerto, qualcuno voleva resistere, ma oramai la frittata era fatta e insomma non fanno nient'altro che consegnare le armi e praticamente stanno, nel giro di pochi giorni vengono caricati sui camion e avviati in Germania come internati militari. E poi vedremo perché internati militari e non prigionieri. Anzi, possiamo anche già chiarirlo subito, no? Perché di solito quando le convenzioni di Ginevra dicono che quando uno fa uno Stato è in lotta contro un altro, fa dei cattura delle persone, no? Questi sono prigionieri, sono sotto la legge della convenzione di Ginevra. Insomma, ci sono delle regole, delle norme che in qualche modo li tutelano, no? Con i nostri cosiddetti internati militari o IMI, che poi è un termine, IMI, internati militari italiani, che dettero i tedeschi, proprio perché non volevano riconoscere che erano prigionieri, perché l'Italia in quel momento non era nemica dell'Italia, ma era alleata dell'Italia, pur essendosi tirati indietro. Questo provocherà un sistema, si creerà una cosa giudiziaria che sarà a totale svantaggio dei nostri, perché saranno in Germania, non avranno la copertura per più di due o tre mesi come prigionieri, perciò erano così in un limbo, una sorta di limbo che gli permetteva ai tedeschi di vessarli in qualsiasi maniera. Certo, questo perché, e va spiegato bene, fai bene a spiegarlo, perché il nemico erano gli inglesi, gli americani, i russi, dei tedeschi. Noi eravamo traditori per loro, banditi, traditori, non si capiva bene. Comunque non eravamo il nemico, eravamo una rivolta interna e questo permise con un escamotage giuridico, come hai spiegato tu, agli americani di non considerare i nostri prigionieri di guerra, e con tutte le conseguenze che hai detto e che dirai sicuramente. Ecco. Sì, perché questo voleva dire non avere l'appoggio della Croce Rossa internazionale, non ricevere pacchi, non spedire e dare notizie ai familiari. Perciò pensate in quale situazione. Si dice che questo IMI, che in tedesco vuol dire, io non lo so il tedesco, non mi avventuro a dirlo, ma International Military, cioè vuol dire proprio una roba tedesca, IMI, che però equivale all'italiano internati militari italiani, sia proprio stato il Führer Hitler a imporre questa soluzione, no? Questa cosa qua. Va bene, allora andiamo avanti, cerco di andare avanti un po' con ordine. Perciò Renzo Forma viene catturato, viene così, si arrendono, e viene caricato e avviato in Germania. Lo lasciamo un momento per andare a vedere l'altro nostro protagonista di questa giornata, che è Renato Cresto. Renato Cresto faceva parte del battaglione, mi vedete ancora? Sì, sì, ti vediamo. Allora, faceva parte del battaglione Ivrea, no? E anche qui vorrei spendere due parole. Il battaglione Ivrea e il battaglione Aosta, credo che adesso non mi viene il dubbio che siano, invece di battaglione siano reggimenti, comunque non sono un militare, me lo perdoneranno. No? Ecco, in questa foto c'è Renato Cresto in Montenegro. Comunque, dicevo, no, che questi, adesso ho perso un po' il filo, però dicevo che questi reggimenti o battaglioni, l'Ivrea, c'erano l'Ivrea, l'Aosta, l'Intra, e tutti facevano parte della divisione taurinense, no?
Perché è importante, sono importanti questi due, soprattutto gli ultimi due, cioè l'Aosta e l'Ivrea? Perché erano tipici raggruppamenti che prendevano tutti alpini e militari canavesani. La maggior parte dell'Ivrea era formata da militari che venivano dagli arruolamenti canavesani, uguale come l'Aosta, perché ricordo che l'Aosta era, noi eravamo a provincia di Aosta, perciò erano tutti quasi, gli alpini erano tutti canavesani e tutto. E poi, come vedremo, l'Ivrea avrà una storia veramente importante in Montenegro, nell'evolversi della situazione. Ma per adesso diciamo che si trova laggiù come occupante, come tutti gli altri. All'8 settembre, come succede in Francia, succede in Montenegro. Alle 8 i comandanti e i militari si radunano per sentire il bollettino dei combattimenti e notizie militari, e gli giunge la notizia dell'armistizio. Anche lì giubilo fra i soldati e costernazione fra i militari, perché anche lì non sapevano più cosa fare. Si racconta, secondo il libro anche di Ciribola, che finita questa adunanza, appresa la notizia, diciamo così, il comandante radunò subito i militari e gli disse: guardate che non c'è niente da esultare, perché anzi abbiamo tutto da preoccuparci. Ci troviamo a 200 e più chilometri dalla costa, ci troviamo in una zona impervia, in mezzo a popolazioni ostili, non sappiamo cosa fare, perciò la situazione è molto drammatica. E perciò e ha detto: abbiamo due possibilità, no? Primo, arrenderci, consegnare le armi e accettare e andare con i tedeschi, no? Primo. Secondo, e forse è la più facile, secondo invece essere fedeli al giuramento del re, perché ecco qui è anche un passaggio molto importante, perché l'esercito giurò fedeltà al re. Giurando fedeltà al re era istituzionalmente fedele e doveva essere, per ragioni di fedeltà militare, fedele al governo nuovo di Badoglio. Il governo legittimo italiano era quello del sud, quello di Badoglio. Perciò loro si rapportavano con quelli. E la fedeltà diceva di essere fedele al re. Perciò non potevano cedere le armi ad altri se non c'era una precisa disposizione. E a precisa disposizione non c'erano. Allora gli dice ai soldati, dice: la seconda via è quella di resistere, la più difficile, la più che ci porterà non so dove, però resistere e non cedere le armi ed eventualmente combattere, come era le istruzioni date dai termini dell'armistizio. Si dice che lasciò liberi i soldati di decidere, e i soldati decisero, gli lasciò libertà di scelta, ma la stragrande maggioranza decise di rimanere fedeli al giuramento e quindi di non arrendersi ai tedeschi. C'è Ivo Candusso, che era uno di questi che si trovava un soldato dell'Ivrea, racconta nell'intervista che abbiamo raccolto noi che quando il comandante disse: chi vuole si arrende, no? E si arresero soprattutto un battaglione che era il battaglione Ferrara, perché erano molte camicie nere, e poi i comandanti decisero di arrendersi. Invece tra quelli dell'Ivrea, dell'Aosta, furono veramente pochissimi che si decisero di arrendersi. E dice che ha detto: chi si arrende se ne può andare. E dice che uno era di Castellamonte, anche se non ha voluto dire giustamente il nome, perché era già morto da un po', dice che era uno di coloro che decise di arrendersi e gli passò davanti al comandante per andare tra quelli che si arrendevano. Il comandante ha detto che gli allungò il braccio, gli levò il cappello d'alpino e gli disse: se vuoi ti arrendi, ma i veri alpini non si arrendono.
e stanno qua. E il cappello tu non lo porti, no? Te ne vai senza il cappello. Cioè, per dire, è stato un coso significativo, no? Come dire, gli arpini non si arrendono. Certo. E bon, comunque tutto. Passa una notte veramente insonne e molto preoccupante per tutti. Al mattino già si presenta una situazione critica, molto critica, che è questa. Loro erano di presidio in un paese con una dizione impronunciabile, pieno di consonanti tipiche dei popoli slavi. Vedono una colonna tedesca che avanza verso di loro, no? Non sapendo cosa fare, cercano di fargli capire di fermarsi, no? Ma questi qua vengono avanti verso di loro. Allora il comandante dà ordine, pensate, alle 8 del mattino, del giorno dopo, del 9 settembre, dà ordine a una batteria del gruppo Aosta, no? Di sparare 4 colpi di cannone contro i tedeschi, non sparargli addosso, ma di sparargli davanti, in maniera che capiscano le intenzioni degli alpini italiani, no? E così fece, spararono questi 4 colpi davanti e i tedeschi si fermarono, no? Gli storici dicono che questi 4 colpi furono i primi colpi che sparò l'esercito italiano contro i tedeschi, anche se non addosso, ma furono i primi, e questa la sparò una batteria della Aosta che sul libro si chiama la Garibaldina, la chiameranno, perché appunto era un po' una cosa strana, comandata da un capitano, da un sottotenente, un sottufficiale di Pavone, fra un certo Perella mi sembra, comunque di Pavone. Ecco, questo è un piccolo aneddoto che spiega già il clima che ci poteva essere. I tedeschi arrivano a parlamentano e poi concordano sul fatto di lasciarli passare, perché loro hanno detto che volevano solo passare, andare in una città più avanti. Allora gli lasciano passare, non succede nulla. Però il problema esiste sempre, esiste. Passano un paio di giorni, i contatti con l'estero, con l'Italia, non sono ristabiliti, non si sa bene cosa fare, continua a essere questo clima di incertezza, e i comandanti decidono di portare le loro compagnie, ripeto, l'Ivrea e l'Aosta, verso il mare, con l'idea di raggiungere le bocche di Cattaro, dove c'era il porto e dove probabilmente pensavano di imbarcarsi, no? Di imbarcarsi per l'Italia. Muovono al mattino e se vediamo la cartina, ma la vedremo magari più avanti, vanno praticamente verso la costa, si muovono verso la costa per raggiungere il porto. Viaggiano un giorno o due, sempre a piedi, perché allora non si viaggiava, non avevamo neanche… Ecco, lì si può vedere dal numero uno, dall'inizio, il movimento che farà tutta questi soldati, che inizieranno andando giù verso il mare. Poi a un certo punto arrivati, quando stanno per arrivare sulle bocche di Cattaro, si accorgono che in realtà i tedeschi hanno già occupato il porto, perciò quindi non c'è più nessuna possibilità di imbarcarsi. Decidono di attaccare un forte che era a guardia del porto, e ci sarà una battaglia molto cruenta dove gli alpini perderanno molti soldati, però riusciranno a conquistare questo forte. Però non sortirà nessun effetto, perché i tedeschi ormai avevano già occupato il porto e addirittura hanno già sequestrato un incrociatore italiano, il Bari, che sarà al servizio da quel momento dei tedeschi. Ecco, da questo momento, giunti in prossimità del porto, delle bocche di Cattaro, gli alpini ingaggiano questo grande combattimento contro, già proprio con morti e feriti, con i tedeschi. E ho raccontato questo perché sarà proprio in questa occasione che il nostro Renato Cresto verrà colpito.
durante questi furiosi combattimenti un colpo di mortaio lo colpirà alla schiena facendogli perdere i sensi. Ecco, queste foto sono gentilmente fornite, concesse dal figlio Dario, che le conserva veramente, veramente bene, perché sono un ricordo del padre. Si possono vedere le macchie del sangue e i buchi delle schegge che penetrarono dalla schiena. Ecco, Renato Cresto crolla a terra, sviene, non riesce a ritirarsi come gli altri. Tutti gli altri alpini si ritirano nelle pendici della montagna e lui viene catturato dai tedeschi, caricato su un'autoambulanza e portato giù al porto di Cattaro e ricoverato in un ospedale. Lui ha persino parole di ringraziamento, diciamo, per questo soldato tedesco, perché lui dice che un soldato tedesco l'ha preso e l'ha trascinato fino dove c'era il posto medico. Perciò ecco anche un insegnamento della guerra, no? Perché lui diceva: forse quel tedesco lì era quello che 2 minuti prima gli stavo sparando addosso, no? In quel momento mi ha salvato la vita, perché se no poteva benissimo abbandonarmi lì. Queste sono le cose che capitano nella guerra. La solidarietà va oltre i problemi di schieramento. Niente, comunque lui viene ricoverato alle Bocche di Cattaro e praticamente la sua guerra è finita, perché poi passeranno ancora qualche giorno. Il mese successivo verrà imbarcato su un vapore che li porterà fino a Zara o Dubrovnik, e dopodiché raggiungerà anche lui il campo di concentramento. Ecco, questa è importante perché è la piastrina di riconoscimento dello Stalag. Si intravede la scritta Stalag da qualche parte, un numero. Questa era la piastrina che gli internati militari si portavano al collo, ed erano dei numeri, perché il tuo nome non si usava più il nome, ma si usava solo un numero che serviva per qualsiasi cosa e in caso di morte per sapere che era morto. C'era anche un'altra, se Elso ci può, sì, mandare anche le altre due, che così completiamo la cosa. No, quella dei dove c'è il nome, c'è dove c'è il documento, c'è un documento. Ecco. No, quella è la. C'è un astuccio, questo. Ecco, questo. Perché prima abbiamo visto la piastrina di riconoscimento dello Stalag, del prigioniero. In questo invece si può vedere quello che portavano al collo i soldati, cioè c'era, oltre la croce che era sempre ben augurante, diciamo, c'era un astuccio di metallo. Con l'astuccio di metallo si apriva e dentro c'era un piccolo foglietto con scritto reparto, nome, cognome, eccetera. Era una sorta di identificazione in caso di abbattimento, cioè che se venivano uccisi potevano avvertire la famiglia. E questo era uno, invece l'altro era solo un numero, eccetera. Comunque, ecco, questa è la vicenda della cattura e dell'internamento di Cresto René. Perciò a questo punto tutti e due viaggiano per la Germania, no? Uno catturato in Francia forma, uno catturato in Montenegro Renato Cresto. Gli lascio, mentre loro se ne vanno in Germania, diciamo così, io mi apro solo una parentesi per seguire quello che capita al battaglione Ivrea e Aosta, perché loro continuano a scappare su per le montagne, ma si tratta di migliaia di uomini, mica po', subendo perdite incredibili. Vengono continuamente attaccati dai tedeschi, ma da una parte iniziano le trattative con i partigiani. Vengono presi contatti, prima segreti, poi sempre più ufficiali, con i partigiani slavi, jugoslavi, che quelli vediamo qui. Questa è una foto che verrà fatta quando si riusciranno a radunare.
quello alla figura centrale è il comandante jugoslavo che elogia il battaglione Ivrea, il gruppo di Ivrea per l'attività svolta nel campo. Comunque ci sono questi contatti e praticamente si mettono d'accordo. Diciamo che non tutti gli ufficiali dell'Ivrea e dell'Aosta erano propensi ad allearsi con i partigiani, volevano mantenere una certa autonomia e subito dicono di no, dicono, la lasciano come un'eventualità, ma vogliono essere autonomi e combattere da soli i tedeschi. I partigiani gli dicono comunque, se volete o quando volete dovete raggiungere una certa località, e in una certa località doveva avvenire l'incontro fra partigiani e soldati italiani. Passano diversi giorni ancora di incursioni, di battaglie. Diciamo che, per esempio, bisogna ricordare che i tedeschi avevano l'aviazione e batterie pesanti. Noi già allora conducevamo una battaglia di logoramento, una battaglia da partigiani, perciò mordi e fuggi, e avevamo solo armi leggere, qualche mitragliatrice, qualche cannone, qualche mortaio, ma eravamo un po' malmessi. E allora si faceva così. Importante è anche ricordare che, ricordato quella che ricordavamo prima, la particolare situazione giuridico-militare che si trovavano quelle truppe, erano in una situazione che non appartenevano a nessuno, no? Non appartenevano né da una parte, né erano perciò considerati dai tedeschi banditi, non prigionieri, e come tali banditi e terroristi considerati, uguale come quelli che c'erano in Italia. Cioè, se venivano catturati con le armi in pugno, venivano immediatamente passati per le armi, senza nessun processo, senza nessun rispetto. Erano equiparati ai partigiani combattenti in Italia, uguale? Sì, ma per il primo periodo, poi anche i partigiani vennero riconosciuti come combattenti ufficiali e ci fu delle garanzie, ma all'inizio furono trattati veramente in quella maniera lì. Il primo mese, per tutto settembre, fino a metà ottobre, no, c'erano si racconta che aerei tedeschi sorvolavano le truppe, non sparavano, ma buttavano i manifestini che dicevano voi soldati vi arrendete, consegnate le armi, vi garantiamo la libertà, vi lasciamo liberi, mucchio di promesse, verranno fucilati solo gli ufficiali, perché erano gli ufficiali che poi hanno mantenuto i reparti uniti, hanno mantenuto la disciplina militare e la gerarchia militare, perché erano veramente delle organizzazioni ancora conservata la gerarchia militare. Perciò loro dicono, voi vi arrendete e noi vi lasciamo liberi e fucidiamo solo gli ufficiali. Cioè, era anche una situazione brutta per chi comandava, chi si prendeva quella responsabilità. Perciò rischiavi che ti sparassero i tuoi alle spalle per rimanere liberi? Certo, rischiava che ti denunciassero e tutto. Perciò un grande onore, anche il senso d'onore anche dei soldati e dell'attaccamento ai loro ufficiali. Poi, prima di tutto, va ringraziato anche quegli ufficiali che hanno avuto un bel fegato. E poi non molti, ma qualcuno, certo che non l'ebbe quel fegato lì e se ne andò subito. Però questi dell'Ivrea l'ebbero e continuarono la lotta. Insomma, la cosa va battaglie su battaglie, però sì, il morale viene sempre più fiaccato, si perdono uomini dispersi. Insomma, è sempre un po' peggio, e finalmente riescono a mettersi d'accordo fra ufficiali di aderire al movimento partigiano di Tito, perché l'unica salvezza era quella, no? Hanno avuto anche l'ok, diciamo, dagli alti comandi militari italiani, che nel frattempo erano riusciti a mettersi in contatto, e praticamente hanno avuto il via libera, no? Di dire vabbè, fate questa cosa, no? Anche perché allora Tito era nostro alleato, i russi erano nostri alleati, perciò era anche ragionevole questa scelta. Però la situazione era talmente critica
che decisero di, appunto, di andare con i partigiani e di raggiungere il punto di ritrovo per unirsi a loro. E lì vediamo quella foto, quando si, questo fuoco, quando si trovano, ci sono i comandanti italiani e jugoslavi, i Tini, che appunto sanciscono quest'unione. Ecco, con quest'unione i due reparti italiani manterranno più anche altri italiani in Montenegro, riusciranno a mantenere la loro organizzazione, i loro ufficiali, cioè come elementi uniti ai partigiani ma autonomi dal punto di vista gestionale e così operativo. E nel frattempo interviene anche una cosa che va detto. Finalmente, il 13 di ottobre l'Italia dichiara guerra alla Germania. E questo va detto anche su pressione degli alleati, perché quasi c'era molta riluttanza. E se non era per gli alleati che diciamo: guardate che se non dichiarate guerra alla Germania, avete centinaia di migliaia di soldati in mano loro, questi poveretti. Sono dei delinquenti, li fanno una brutta fine, vanno veramente nelle camere gas, no? E finalmente il 13 di ottobre l'Italia dichiara guerra alla Germania e la Germania deve essere costretta a prendere atto di queste cose qua. Però non cambierà molto per i nostri e lo vedremo subito perché. Terminano solo con questa vicenda del livrea della Aosta. Combatteranno insieme ai partigiani, alla fine si riuniranno, decideranno di tutti gli italiani, Livrea, l'Aosta e altri, decideranno di fondare la divisione partigiana Garibaldi, che sarà quella che sarà riconosciuta da tutti come una parte dell'esercito che combatterà insieme ai titini. Ecco, questa è tutta l'epopea, diciamo, molto, molto semplificata e molto grossolana, fatta da me, della formazione della brigata partigiana Garibaldi. Io, prima di poi riprendere e poi concludere sugli ex internati con Forma e Cresto, farei vedere se Elso ce la fa. Ecco, un pezzo di una nostra intervista fatta a Ivo Candusso, che i castellamontesi conosceranno benissimo, persona molto conosciuta, stimata, ed è un reduce della Brigata Garibaldi. È un documento veramente prezioso, lo facciamo vedere subito, grazie. Sì, per la cosa originale fatta con il professor Perotti dura più di un'ora, però qui sono solo 2 o 3 minuti, proprio anche per far vedere lui, che sicuramente farà piacere a chi l'ha conosciuto. Allora era un periodo già, volevo solo dire questo, era già un periodo che lui era molto affaticato, perciò si vede che era già un po' affaticato, però erano gli anni 90, dopo il 97, 96. Comunque vale la pena dedicare 2 minuti a lui. Un documento molto prezioso. Onore a tutti, naturalmente. Certo, lo vediamo subito. Onore a tutti quelli che hanno. Comunque, sono stato arruolato il 13 marzo del 40. La quarta batteria del gruppo Aosta, la prima artiglieria alpina. Abbiamo combattuto a fronte occidentale un giorno solo, poi il rientro, io sono stato trasferito a Torino comando di reggimento, e poi a gennaio del 42 sono rientrato in batteria e siamo partiti per la Jugoslavia. Imbarcati a Bari, sbarcati a Brindisi, sbarcati a Ragusa, a Dubrovnik. E lì è cominciata l'odissea partigiana. Prima contro i partigiani, poi con i partigiani. E i rapporti con i tedeschi? I rapporti con i tedeschi sono sempre stati mai cordiali. Mai. E i partigiani? I jugoslavi? I partigiani jugoslavi, sai. Con noi, tanto quanto avevano ancora un po' di umanità, ma con i tedeschi niente da fare, non li potevano vedere neanche loro. Quando c'è stato l'8 settembre avete preso una decisione tutti insieme? E tutti insieme a noi, del gruppo Aosta, il battaglione Ivrea. Per un totale di? Non so, un totale di 7-8 mila uomini, il massimo. E siete andati a cercare i partigiani? Mm.
e poi alla fine di ottobre del 40, sempre del 43, con i fanti della divisione 9 mezzi abbiamo formato la Legione Garibaldi. Ma però si combatteva tutto autonomamente, no? Noi con i nostri ufficiali, loro con i suoi ufficiali, ma sempre, sempre esercito però, eh. Ed eravate alleati con i partigiani di Tito? Di Tito. I rapporti con la popolazione quando eravate con i partigiani? Era abbastanza buona. I rapporti erano abbastanza buoni. Vi davano da mangiare? Poche poche avevano, e non avevano neanche per loro, eh. E il rimpatrio è venuto? Il rimpatrio è venuto il 21 febbraio, il 21 marzo del 45. E dove vi hanno portati? Siamo imbarcati di nuovo a Dubrovnik e portati a Brindisi. Sbarcati a Brindisi, da Brindisi andati a Taranto. Lì i signori inglesi volevano disarmarsi. E allora il nostro comandante non ha lasciato disarmarsi. Ha detto, io vi do le armi se voi mi date delle altre, più nuove. Poi lì siamo stati un mese lì a Taranto, poi siamo venuti a Viterbo, perché avevamo chiesto di combattere sulla linea gotica. C'erano altri castellamontesi con te? Sì. Chi c'era? C'era Antonio Vernetti, Pierino Reano, proprio insieme a me, poi la mia batteria. Poi c'era Bersano, era la quinta. Poi c'era Pierino Andreo, che lo chiamava Pierino Tonì, non so, te lo ricordi? Non te lo ricordi. Poi Rovano, Agostino Rovano, che era il tenente del colonnello Perello. Una bella testimonianza, sicuramente una gran bella testimonianza. Come avete sentito, c'erano parecchi castellamontesi. Infatti, sto per dirti, tanti come lui, quando tu ci racconti questa storia, è un simbolo di tanti altri castellamontesi, canavesani, Poreniesi, valdostani probabilmente, perché nel battaglione Aosta, Ivrea, Aosta, c'erano loro. Ecco. E laggiù si trova... Dimmi. Volevo darti poi uno spunto, così prendi anche fiato. Volevo darti uno spunto per poi rispondere a queste domande. Allora, c'è stata questa, ci sono questi ex internati che hanno fatto il loro percorso, sono andati in Germania. Poi ci sono stati anche dei fortunati, diciamo, tra virgolette, che stavano facendo la stessa fine e grazie a Dio se la sono scampata. Io ho due testimonianze da proporre. Anche per poi agganciarsi Emilio al fatto che la resistenza è stata fatta in Italia in diversi modi, non solo andando sulle montagne, ma facendo resistenza in tante maniere. Io ricordo che mi raccontava il mio suocero, era a Susa, l'8 settembre, senza ordini, come diceva Emilio. Nessuno sapeva cosa fare finché i loro comandanti hanno detto tornate a casa, perché non sapevano che ordini dare, da che parte stare. E lui con altri compagni da Susa a piedi se n'è arrivato fino a Rivarolo. Lui abitava nella frazione Sant'Anna. Nella frazione Sant'Anna, lui essendo il fratello più grande di una famiglia che c'erano 7 figli e la mamma vedova, lui era a 16 anni, aveva perso il papà, ha dovuto prendere una decisione se dedicarsi alla famiglia e aiutare i fratelli più piccoli, le sorelle più piccole, alcuni erano ancora dei bambini, oppure fare qualcos'altro. Ha deciso di rimanere a Sant'Anna, nascondendosi continuamente, perché comunque se l'avessero preso avrebbe fatto la fine degli internati, li avrebbero portati in Germania come minimo. E lui stava molto attento, e anche quando si muoveva, aveva una bici rossa, si muoveva in modo molto circospetto perché la paura era tanta. Un giorno, mentre andava verso Rivarolo, ha visto arrivare una colonna di tedeschi, fascisti, è ritornato indietro, ha lasciato la bici ed è scappato via andando in un campo di Meriga assieme a un altro che era uno che aveva contatti con i partigiani. I tedeschi li hanno visti, hanno sparato, e è arrivato un certo momento
Lui è scappato, ma l'altro è rimasto sul terreno. Poi questo qua, che si chiamava Pietro Cattani, a cui hanno fatto anche un monumento a Sant'Anna, hanno dedicato un monumento a Sant'Anna, l'hanno preso e l'hanno portato nella chiesa dove venne esposto e dove tutti andavano a vedere questo ragazzo di 21 anni. Questo è un esempio di chi non si è arreso ai tedeschi, non è andato a fare il partigiano, ma che comunque ha preso la decisione di non schierarsi da quella parte. Un altro esempio che voglio fare è quello di uno zio, sempre di mia moglie, che è di Castellamonte, si chiama Ernesto Salto, era a Prascondù, era con i partigiani di Piero, è stato fatto prigioniero, è stato portato a Ivrea, poi da Ivrea doveva essere internato in Germania ed è arrivato in treno fino a Novara, dove i partigiani dell'Ossola, con un'azione, visto che c'erano pochi tedeschi che in quel momento e pochi fascisti che li guardavano, li hanno liberati, gli hanno dato degli abiti civili e poi li hanno mandati con dei vettovagliamento, li hanno indirizzati verso casa. Lui non è rientrato a fare il partigiano con Piero nella Valle dell'Orco, ma è andato su Persale e teneva i contatti con gli altri partigiani. Questi sono due esempi di due persone che avrebbero potuto essere dei possibili internati e che grazie a Dio se la sono cavata. Io prendo spunto da questo per dire a Emilio, la resistenza è stata fatta anche in altri modi, non è solo quella combattuta, ma ci sono stati anche altri modi di dimostrarsi contrari al fascismo, contrari al nazismo, e anche senza grandi atti eroici comunque c'è gente che con loro esempio ha fatto in modo che si arrivasse poi alla fine della guerra verso la Repubblica. Certo, ma infatti quello che stiamo facendo proprio, che già Emilio tu dicevi l'altra volta quando hai proposto anche di parlare degli IMI, che è una forma di resistenza attiva questa, in un certo modo, perché è una scelta, e ci hai spiegato bene che cosa vuol dire fare una scelta e reiterarla, magari ce lo rispiegherai ancora. Poi ci sono tante altre forme, come diceva Enzo, di resistenza. Ricordiamo che per qualcuno in quel periodo resistere voleva dire anche solo semplicemente sopravvivere, perché non c'era da mangiare, non c'era il lavoro, non c'era niente. Quindi la resistenza voleva dire vedere l'alba del giorno dopo, sperando che non passasse qualcuno a fare qualche rappresaglia. Anche questo era sopravvivere. Certo che è diverso quando la resistenza diventa un atto e reiterato. Tu ci dicevi già come anche gli IMI, questi militari italiani, fecero in qualche modo un atto che era eroico, per dire ti offriamo la possibilità di tornartene a casa invece rimanere lì a combattere. Certo, Emilio, certo. Prima di continuare volevo chiederti una cosa a proposito di forma. Io ho avuto l'occasione di frequentarlo proprio negli ultimi anni della sua vita, quando non era più un politico affermato, non esercitava più la professione di notaio, e a lui piaceva che andassi a trovare per discutere di tantissime cose. Io avevo provato a farmi raccontare un po' del suo periodo che aveva passato come internato in Germania, però non so se era per l'età, non aveva più voglia di parlarne. L'ho visto che si è commosso e ha cambiato discorso e mi si è detto: guarda, ti faccio vedere una cosa, ti faccio vedere il progetto che c'è, che vorrei portare avanti, o che volevo portare avanti, che era quello di fare la strada che da Ceresole arrivasse in Valle d'Aosta, che era stata poi ostaggiata dai valdostani perché non conveniva loro fare quella strada. Ecco, volevo dirti, quando voi l'avete intervistato a proposito del suo periodo in Germania, aveva questo stesso atteggiamento
oppure certo, certo. Era libero di sicuramente. Poterne parlare? No, no, sicuramente, ma io penso, io non l'ho conosciuto, non l'ho conosciuto proprio, lo conoscevo così di fama, ma non posso dire che non sono mai stato in confidenza con lui, però se non quando abbiamo fatto questa intervista, che è stata importante perché abbiamo passato quel paio di orette assieme, dove si è rinvangato un po' la vita e tutto, e perciò viene fuori forse più la persona che il politico, no? E devo dire che era una persona molto, molto intelligente, molto schiva, molto riservata, e forse ed anche emozionante, ed è stato emozionante sentire lui che raccontava, si è emozionato diverse volte, nonostante che erano già passati quasi 50 anni, ma in diverse occasioni si è emozionato, e faremo vedere un pezzettino il suo ritorno a Castellamonte, che veramente è emozionante. No, una persona che ho aumentato molto la sua stima quando ho avuto modo di conoscerlo, è una persona che se gli andavi a fondo, lo conoscevi a fondo, lo apprezzavi, no? Apprezzavi come uomo, come persona, veramente, veramente importante. Tra l'altro, riprendendo il discorso, quando lui, tutto il suo periodo della prigionia, scrisse il diario, scrisse anche tante poesie, questo denota anche il suo animo sensibile, se vogliamo, no? Il suo animo sensibile verso la vita, verso gli altri, è un bell'aspetto della persona. E riprendendo un po', tirando le fila della cosa, vorrei dire questo. Quando perciò abbiamo lasciato questi due personaggi, diciamo così, si trovano tutte e due negli internati in Germania. Insieme a loro ci sono tantissimi, sono 650.000 gli italiani che condividono questa sorte, no? Da tutti i fronti, dalle isole dell'Egeo, da tutte le parti, solo 650.000 in Germania, poi ci sono i prigionieri che sono degli inglesi, che finiscono persino in India. Noi abbiamo intervistato uno che era stato catturato dagli inglesi e mandato fino in India, un altro che è stato mandato in Inghilterra a Liverpool, altre realtà, però se confrontiamo la situazione dei prigionieri angloamericani con quelli tedeschi, non si può paragonare. C'è quello che è stato in Inghilterra, lui dice, io mi sono fatto 2 anni di prigioniero in Inghilterra, ho lavorato nelle fabbriche, sono tornato a casa con i soldi che mi hanno dato, mi sono comprato il terreno che ho fatto la casa, cioè gli hanno pagati, gli hanno dato dei soldi e mangiato tutti i giorni la pancia piena. In Germania la diversità era enorme, anche perché naturalmente la Germania si trovava probabilmente in una condizione precaria a confronto agli altri, ma per esempio quello che accomuna la vita di Renato Cresto e di Renzo Forma è la fame, perché tutte e due nei diari scrivono che non c'è da mangiare, la lotta quotidiana per mangiare qualcosa. Non si possono paragonare le condizioni di vita, ecco, questo è un pezzo di è una pagina del diario, proprio la pagina originale scritta da René Cresto, che annotava e ha annotato tutto, ed è molto meritoria questa cosa, perché Renato Cresto non era un letterato, era una persona che aveva fatto l'elementare, non era mentre Forma aveva già fatto l'universitario, aveva già sicuramente un'altra cultura, ma invece Renato scrisse il diario anche a rischio, perché non ricordiamoci che per scrivere i diari non era permesso, perciò già trovare la carta e nasconderlo continuamente è stato veramente un'impresa encomiabile, che viene assunta ad esempio per ricordare tutti, perché da tutti quei 650.000, grazie a questi pochi che hanno scritto qualcosa, danno voce anche a tutti gli altri. Io ricordavo l'altra volta, mio padre è stato insieme, si sono anche incontrati
con Cresto in campo di concentramento, come tanti altri, ha vissuto la stessa vita, ma lui non era capace a raccontare tutte queste cose. Quando gli chiedevi ti diceva sempre le stesse cose, non percepivi nulla. Invece lui ha lasciato una testimonianza che veramente va valorizzata. Leggevo questa pagina l'11-2, poi molto dettagliata, date 11-2, 14, 16. Sì, ma tieni conto che sono decine le pagine. Non certo, sono... è impressionante quando scrive: sono arrivati dalla Polonia parecchie migliaia di prigionieri russi e quando hanno aperto le porte dei vagoni rotolavano a terra morti. Sì. Questo lo dice anche nel diario di forma, ricorda questo drammatico trattamento che subivano i russi, perché erano ancora peggio degli italiani, cioè molto peggio degli italiani, perché voi sapete che il nazismo aveva attaccato l'Unione Sovietica e considerava gli slavi come una razza inferiore, non facevano facevano pochissimi prigionieri, erano proprio veramente incattiviti, e i russi erano maltrattati veramente, veramente tanto, e lasciati morire di fame. E queste cose poi spiegano anche la ferocia con i quali l'Unione Sovietica poi ha invaso la Germania. Cioè, certi atteggiamenti bisogna anche capire, non giustificarli, ma capirli di sicuro, no? Perché certo, quando ti ammazzano i fratelli, le sorelle, ti trattano così, non voluti, attaccati, quando arrivi in casa degli altri fai quello che hanno fatto, perciò era una cosa feroce. Ecco, perciò dicevo, le due esperienze sono paragonabili per la fame, unicamente per la fame e la ricerca del cibo, perché per esempio Forma, essendo un ufficiale, comunque, come scrive lui, dice: i primi giorni ci hanno proprio trattati da ufficiali, no? Poi anche noi ci hanno trattati malissimo, no? Li hanno messi però dormivano in un capannone, avevano già una sistemazione leggermente migliore da quella degli internati operai, no? Internati dei campi di concentramento dei soldati. Però questa fame, lui dice che per esempio non ha mai patito violenza, nessuno gli ha mai alzato le mani. Però la fame, i pidocchi, queste cose era tantissimo. Gli ufficiali comunque ebbero un trattamento sicuramente migliore, anche perché era previsto nelle convenzioni di Ginevra, per esempio, gli ufficiali non potevano essere adibiti ai lavori, e gli ufficiali italiani finché poterono tennero duro e si rifiutarono di andare al lavoro, perché per un ufficiale andare al lavoro dal nemico voleva dire una sorta di tradimento, perché si collaborava con il nemico. Perciò le regole militari vietavano agli ufficiali di lavorare. Resistettero finché ce la fecero, ma poi anche loro furono costretti e andarono al lavoro coatto, anche se era un lavoro, Forma andò, faceva il giardiniere, insomma, un altro trattamento. Forma fu liberato dagli americani, da un reparto di scozzesi, si trovava a Wiesendorf, se non sbaglio, un nome del genere, e venne liberato da questi scozzesi, e ricorda che quando lo caricarono sul camion per portarlo a un concentramento insieme ad altri, però era già libero, li avevano già liberati, lui stava mordendo un pezzo di pane secco che aveva trovato lì, e ha detto che gli si avvicinò un soldato americano o inglese che lo guardò e gli strappò il pane dalla bocca e lo buttò via, no? Anche lui rimase scioccato, perché disse: Dio mio, ma sono questi i liberatori, mi lasciano neanche mangiare il pane. E lui gli ha detto in inglese: quello non è buono, aspetta. Scese dal camion e ritornò con una fetta di pane bianco con la marmellata sopra, e gli ha detto: prendi, mangia questo. Il che lui è rimasto sconvolto positivamente da questo. Il trattamento fra i tedeschi era già la dimostrazione degli americani che avevano tutto. A proposito di questo trattamento, io posso raccontare, mio papà la guerra praticamente non l'ha fatta, perché è stato preso, portato in Libia,
durante la marcia di trasferimento per portarsi sul fronte, al mattino si sono trovati circondati dai carri armati inglesi. C'è stata una breve battaglia, poi si sono arresi, sono stati fatti prigionieri. La sera c'erano 40 gradi durante la giornata, uno dei suoi compagni che era ferito gli hanno rubato la coperta, praticamente questo moriva di freddo, mio padre ha preso la sua coperta, gliel'ha data, soffrendo per tutta la notte il freddo, perché c'erano 20 gradi di differenza fra il giorno e la notte, se non di più. E si è ammalato e l'hanno portato ad Alessandria d'Egitto. Da Alessandria d'Egitto in ospedale è stato un mese, mangiando solamente del riso bianco, grazie a un capitano medico che si era preso cura di lui, e poi da Alessandria l'hanno portato in Sudafrica. Dal Sudafrica hanno circonnavigato l'Africa e tutta l'Africa. Si ricorda quando sono passati, erano nella stiva e sono passati sotto l'equatore, dice che era un bagno di sudore, e li hanno portati in Scozia era a Inverness. Io lo prendevo sempre in giro che era stata Inverness e non avevo mai sentito nominare il famoso mostro di Loch Ness. Là, per venire a quello che diceva Emilio di come venivano trattati i prigionieri, gli ex internati, invece qua venivano presi, venivano portati nelle farm, erano delle fattorie. Mio padre ha detto: per 5 anni ho raccolto uova di galline, però, dice, mi davano da mangiare almeno a mezzogiorno, mi davano da mangiare un pasto decente, perché nelle fattorie c'erano solamente quasi donne oppure qualche anziano, perché la maggior parte della gente era tutta quanta in guerra. Quelle uova venivano già allora, mi diceva mio papà, venivano liofilizzate, e con queste uova liofilizzate facevano delle frittate, oppure li usavano quando preparavano altri pasti. Per dire che c'era una grossa differenza fra come venivano c'era differenza dai tedeschi e come venivano trattati dagli alleati. Tu facevi prima l'esempio di quello là che gli ha tolto il pane e gli ha dato qualcosa, però là c'era già stata una liberazione. Ma mio papà diceva che nonostante tutto, non è che si abbuffassero, ma comunque non li lasciavano morire di fame. Certo. Per andare verso la conclusione, direi che comunque la storia di forma, appunto, il periodo di prigionia finisce con questi scozzesi che arrivano e praticamente poi lo organizzano, e partirà poi dal 16 aprile. No, il 16 aprile viene liberato, il 16 aprile del 45, e arriverà a Castellamonte il 18 agosto, al 28 agosto, no, il 28 agosto del 45, perciò passerà ancora un po' di tempo. Chi se la vide più brutta riguardo l'arrivo fu Renato Cresto, perché lui, dopo aver passato la sua quasi sempre nello stesso campo, che è un campo vicino, si chiama Kaisteinbruck, vicino a Vienna, no? Dove arriva l'11 dicembre del 1943, passa tutto il tempo fino alla liberazione, fino al 13 marzo 1945, quando arrivano i russi, no? E lui, come tutti, finalmente si vedono, ha detto che ricorda ancora nelle sue memorie l'arrivo di questi russi che sbattono giù i reticolati, liberano tutti, eccetera, no? Però dopodiché li radunano, li danno da mangiare, li rinfocillano un po', però li ricaricano su un camion, su un treno, e li mandano in direzione est. Cioè, loro rimangono stupiti perché dicono: ma qui non andiamo a casa. Vedevano che andavano invece di ovest, andavano a est. Perché? Perché anche per i russi, gli italiani erano ancora
erano ancora un po' dei nemici, no? E allora venivano mandati verso la Russia. E perciò lui si fa un viaggio ancora in treno fino a Budapest, già occupata dai russi. Da Budapest viene mandato ai confini con l'Ucraina, no? In direzione dell'Unione Sovietica. E perciò lo sconcerto era: adesso va a finire che, pensava lui, mi faccio, dopo aver fatto la prigioniera dei tedeschi, vado a fare quella dei russi. Fino a quando poi arriva l'ordine che i prigionieri italiani vanno lasciati e vanno rimpatriati a casa. Perciò lui, dopo aver girato questo giro vizioso e per una settimana e più girato a mezza Europa, ritornerà poi decisamente verso casa e riuscirà poi a raggiungere al 28 agosto punto 45 anche lui, fare il ritorno a Castellamonte ed unirsi. Siamo partiti dicendo la confusione dell'8 settembre, ma la confusione della fine della guerra non fu inferiore. Se Enzo raccontava... Beh, in questo caso... Che, sì. La circumnavigazione dell'Africa per arrivare in Scozia, questo che va ad est fino ai confini dell'Ucraina per essere rimpatriato, gente che è tornata a piedi, che si è fatta centinaia di chilometri a piedi perché non c'era una disorganizzazione. Ma erano i tesi di trasporto erano demoliti, non erano circolabili, era una vera... Io ho, per esempio, ho tante testimonianze che l'avevamo raccolte di persone che sono venuti con i propri mezzi, sono fuggiti dal campo e sono arrivati con i propri mezzi in Canavese. C'è uno che si chiamava perché è già morto, Ettore Francisca, che per Enzo lo conosce. Enzo, ti ricordi di Ernesto il Balurt? Ernesto, sì. Lo chiamavano Ernesto il Balurto, una persona che io l'ho intervistata, io e Perotti, un'ora e mezza, ma bucava lo schermo, tanto era, lo ascoltavi volentieri. Comunque lui, da Berlino, è scappato con la liberazione dei russi, è riuscito a scappare. Lui e degli amici suoi hanno preso un camion, sono saliti su un camion e sono partiti. Di là sono arrivati fino a Valchiusella, con il camion. Poi lui ti racconta cosa hanno fatto, bisogna fargli la tara perché magari esagera un po', perché lui dice abbiamo messo la mitragliatrice sopra e chi ci fermava sparavamo, cioè proprio da film. Però è vero che raggiunse Traversella e dice: io sono arrivato dopo 5 anni a Traversella col camion tedesco, e dice: quando arrivo era notte, era sera verso le 7-8. Mi fermo in centro a Traversella, tiro il freno a mano del camion, scendo giù e chi vedo? Mio padre, ha detto. Vedo mio padre. E gli è andato incontro, gli ha detto che non lo conosceva neanche più. Ha detto che il padre si è messo a piangere e tutto, l'ha accompagnato dalla madre. La madre ha detto: mia madre non fece una piega, ha detto, non fece una lacrima, mi guardò, mi salutò e poi svenne, ha detto, per terra. Cioè, per dire, queste devono essere cose traumatiche. A proposito, noi non ci immaginiamo neanche. A proposito di Ernesto, perché lo chiamavano il Balurt? Perché lui, per scommessa, tu hai presente adesso sulla diga di Vidracco, dove hanno fatto adesso quel muretto dove era caduto quel signore? Sì, quelle curve. Lui, per scommessa, si è fatto mettere su una moto, no? E ha percorso un pezzo di quel muretto sulla moto, in fondo poi l'hanno tenuto, ma lui, per scommessa, ha fatto questo, per dire il personaggio che era proprio Balurt, però una persona molto simpatica. Sì, molto simpatica tua. Però ci sono persone, lui è arrivato in camion, io ho sentito raccontare storie di gente che rubava una bicicletta dalla Germania, a piedi, e veniva anche a piedi, che sfruttava qualcuno che aveva il cavallo e lo portava un pezzo da un comune all'altro, salivano. Cioè, noi siamo abituati adesso a vedere questi rimpatri annunciati in pompa magna con la banda che ti aspetta. Qui arrivavano a casa che non se l'aspettavano neanche di vederli, non sapevano se erano vivi o morti. È tutta un'altra storia. Certo, mi mandi la foto degli internati di Castellamonte, che facciamo ancora un discorso
così concludiamo la trilogia su dove ci sono tutti quelli di Castellamonte. Ci sono tutte le piccole foto. Ah, io non so se ce l'ho quella foto lì da sola, però ti mando il cartellone magari, perché... No, che quello è proprio interessante. Io quella non da sola non ce l'ho, io quella ce l'avevo... Eppure l'ho mandata. Ce l'ho, però ce l'ho nel cartellone iniziale, adesso guardo, perché non è detto. Perché no. Quello è proprio... no. Sono tutti... Allora... A Castellamonte sono un'ottantina di quelli di ex internati, questo per dare la dimensione del fenomeno, perciò 80 persone che hanno vissuto questa esperienza nei campi di concentramento in Germania non sono pochi. No, tutt'altro. Ma 80 sono quelli che sono, Emilio, 80 sono quelli che sono ritornati? Sì, no, c'è alcuni sono anche morti, no? Però che hanno vissuto questa esperienza. Volevo vedere se riuscivo a mandarti una parte così. Sì, ecco lì si vede, dietro forma c'è quello che molte famiglie, ecco sì, più o meno, sì, va bene, lascia così, va. Ecco, alla fine della guerra fu fondata questa associazione nazionale ex internati, che era un'associazione a livello nazionale. A Castellamonte c'era la sezione di Castellamonte che era rappresentata da Forma. Forma era il segretario di questa sezione, molto attiva. Fra l'altro ricordiamo i castellamontesi che gli ex internati sono anche ricordati in una via. Negli anni 70 hanno inaugurato una via che è la via ex internati, di adesso, che va lungo il Rio San Pietro. Dal vecchio ospedale. Sì, dal vecchio ospedale. Perciò questo probabilmente anche grazie a Forma e ai suoi interessamenti. Ecco, come vedete... Sono tantissimi, sono circa un'ottantina i castellamontesi, fra i quali questi c'è delle figure molto note di Castellamonte. Io volevo solo ricordarne alcune, me li sono segnato tutti, però adesso in mezzo a tutti i fogli non riesco a trovare il foglio, ma ve li dico a memoria quelli che mi ricordo. Ma per esempio c'era Bianchetti Mario, il ceramista, figlio di Bianchetti, che professore. Poi fu sindaco. Ecco, professore. Bianchetti Mario fu deportato in Germania. C'era Mattaloni Marcello, molti lo ricorderanno, un grande ceramista e professore anche lui, mi sembra all'Istituto d'Arte. C'era Ballurio Antonio era anche uno di Spinetto, che risulta essere anche transitato da Auschwitz. E poi c'era un grande internato, che era Antonio Vernetti, lo conosci, probabilmente l'hai conosciuto, Enzo, il papà di Sandra, che era un grande ex internato, che ne ha passate veramente, veramente tanti, e dai fogli risulta essere anche lui stato ad Auschwitz, no? Ne abbiamo 5 o 6 che sono stati. Ah, poi dopo c'è il papà di Perino, il ceramista di Roberto Perino. Ci sono diverse persone che, leggendo i nomi, si possono vedere. C'era Bergia anche, che lavorava in comune, insomma, il papà di Biagino, sì, erano tanti. In Canavese, in tutto il Canavese, invece c'è un malloppo come questo. Io ho ricavato dai registri dell'ANEI, ci sono tutti questi elenco, che sono 727 nominativi, e dovrebbero essere, forse non tutti, i canavesani che sono stati nei campi di concentramento tedeschi, solo quelli tedeschi. Ecco, l'associazione ex internata fu gestita, fu amministrata e condotta sempre da Forma fino all'ultimo periodo, ma con l'aiuto di René Cresto dietro, perché poi chi mandava avanti la cosa sono sempre le seconde file, non i presidenti,
ma sono chi lavora dietro. E poi alla morte di Renzo Forma, avvenuta nel 2005, prese il suo posto Renato Cresto, che qui vediamo con le bandiere dell'Associazione Nazionale Ex Internati. Renato si dette da fare fino all'ultimo, perché una degli brutti scherzi che gli hanno fatto gli ex internati è stata anche questa, che quando erano detenuti nel campo di concentramento, non essendo l'Italia un paese, non essendo considerati prigionieri di guerra, non avevano diritto alla Croce Rossa, non ricevevano i pacchi, non scrivevano casa, se non fino dopo 2 o 3 mesi, no? E li mandarono a lavorare al lavoro coatto, no? La beffa è stata nel dopoguerra, quando negli anni 90 i nuovi governi tedeschi fecero una legge di rimborso di tutti i lavoratori coatti che lavorarono in Germania, che l'hanno lavorato in Germania. Ma cosa successe? Non riconobbero agli italiani lo status di lavoratori, perché dicevano che erano prigionieri, capite? Cioè nel 43-45 li consideravano lavoratori coatti, lavorarono, ma nel 90 e più fecero la legge che a tutti i lavoratori gli diamo un indennizzo di soldi, però agli italiani non gli riconobbero lo stato di lavoro, perché dicevano erano prigionieri militari e quindi prigionieri di guerra e non gli aspettavano. Certo. Allora fu in quegli anni, fecero un progetto di legge in Italia dove protestarono la comunità europea, anche in questo ci hanno fregato, no? E tutto, e l'ANEI, l'Associazione Nazionale degli Ex Internati, raccolse le firme, e Renato Cresto fu uno proprio dei più attivi, che passò a uno ai sopravvissuti, che oramai avevano come minimo 80 anni, oramai, cioè non proprio, ma quasi, per fare questa vertenza europea. Vennero interessati gli organismi e tutto, ma le cose andarono così tanto per le lunghe che la stessa Associazione Nazionale Ex Internati consigliò a tutti di lasciar perdere, perché dicevano: abbiamo già tutti 80 anni, qui ci va un 20 anni prima di riuscire a risolvere qualcosa e niente. No, non avremo così, mai niente. E no. Così furono veramente beffati, anche e non perché, ebbero anche solo perché... pochi. Solo per specificare, certo. Alcuni l'ebbero, ma furono quelli, come abbiamo anche a Castellamonte e in Canavese, destinati al lavoro coatto. Furono quelli che a un certo punto vennero rastrellati dai tedeschi, chiusi dentro a Castellamonte, nella palestra di Castellamonte, e poi indirizzati in Germania a lavorare. Quelli erano già considerati, perché erano presi qua. Comunque, certo, una storia che ha del grottesco. No? Anche perché se sei prigioniero politico non possono farti, se sei prigioniero militare non possono farti lavorare, non avrebbero dovuto lavorare. Se hanno lavorato non dovevano essere considerati prigionieri militari ma lavoratori coatti. Sì, lì hanno fatto una miscellanea per cui hanno detto questi erano militari, li abbiamo fatti lavorare ma erano prigionieri militari, quindi... Sì, questa ambiguità che abbiamo avuto si è riflessa anche in questi atteggiamenti, che poi non erano grandi cifre, hanno dato delle cifre simboliche, certo. Tutto, però neanche questo piccolo riconoscimento l'ebbero. Comunque, scorrendo questi elenchi, possiamo vedere che per esempio la maggior parte di questi internati militari venivano dal Montenegro e dalla Francia, quello che abbiamo visto, o dalle isole dell'Egeo e dalla Grecia. Comunque 727 persone non furono pochi. No. Per concludere direi questo, che comunque abbiamo parlato prima di resistenza, e giustamente Enzo ricordava che la resistenza, e mi sembra che noi ci siamo sforzati, no? Come memoria viva e anche come terra mia, ci sforziamo di dimostrare che la resistenza è stata anche non solo quella che abbiamo conosciuto, ma anche resistenza passiva, resistenza
che abbiamo cercato di ricordare, perché è giusto. Questo un certo non è fare del revisionismo, ma è mettere in luce zone d'ombra che prima non c'erano. E qui vale la pena di spendere due parole forse del perché c'è sempre stato questo cono d'ombra verso questi, verso gli ex internati oppure quelli verso chi ha combattuto insieme ai partigiani di Tito. Ed è secondo me molto, molto semplice. Questa gente che era prigioniera in Germania, no, si trovò stretto alla liberazione, quando ritorna in patria, si trovò stretto fra la resistenza militante dei partigiani come li conosciamo noi, che hanno rischiato la vita, hanno lottato, si sono scontrati scontri a fuoco, perciò si sentivano, e anche giustamente, i liberatori dell'Italia, i militari e tutto, no? E loro invece avevano fatto una semplice passiva, una resistenza passiva, anche se sappiamo quanto era dura e importante, no? Abbiamo ricordato l'altra volta, se 600.000 uomini aderivano, collaboravano con i tedeschi, era una cosa molto importante. Loro, non collaborando, hanno aiutato la causa, diciamo così, no? Perciò si sono trovati stretti fra questi combattenti, e dall'altra parte sono stati soverchiati dalla strage degli ebrei, dalla Shoah, dei 6 milioni di ebrei passati nei forni crematori. È chiaro che tu che hai passato 2 anni in campo di concentramento, hai fatto la fame, hai patito, però insomma sei arrivato a casa vivo. Non puoi paragonarti agli ebrei che solo per il fatto di essere ebreo ti hanno ucciso e sterminato. Perciò ecco, stretti fra queste due cose sono stati forse un po' sminuiti, non ricordati magari abbastanza, certo. Adesso è l'occasione per farlo, e perciò certo. Ben venga questo. Come uguale, dire... finisco solo, certo. Enzo, solo un minuto, termino il ragionamento dei perché sono stati lì, anche quelli, questo vale anche per chi combatté come la brigata l'Aosta e l'Ivrea, pur essendo militari che combattono i tedeschi, vanno con i partigiani titini, hanno avuto 70-80 medaglie, sono stati pluri ricordati, hanno avuto due medaglie del più alto grado della Repubblica Jugoslava, no? Perciò hanno fatto tantissimi. Però in Italia sono stati un po' omessi, ma era normale con la logica dell'epoca. Quando poi l'alleanza con l'Unione Sovietica si trasforma, diventa antagonismo, i titini diventano comunisti, diventano il blocco, è chiaro che reparti dell'esercito italiano che hanno combattuto per quelli là non erano molto esigibili e presentabili nelle cose ufficiali, perciò sono sempre stati celebrati tra di loro. O l'ha celebrato una certa sinistra, ma ufficialmente erano anche loro imbarazzanti, solo certo. Per il fatto di aver, però hanno collaborato alla vittoria, come hanno collaborato. Comunque, come dici favore, tu, c'è da dire una cosa, che quando, dopo l'8 settembre, loro dovevano fare una scelta, potevano anche scegliere di andare con le formazioni fasciste e certo, naziste, certo. Invece loro hanno fatto la scelta di non andare e l'hanno pagata con la deportazione, certo. E durante la deportazione potevano fare ancora la scelta di tornare a casa, certo, se avessero firmato, invece sono rimasti l'abbiamo lì. Ricordato l'altra volta, esatto, okay. Bravo, devo dire che, come dici tu Emilio, noi non è che vogliamo riscrivere la storia, vogliamo solo scrivere quei capitoli che non sono stati scritti, che magari sono l'appendice. Sono l'appendice della grande storia. Ci rendiamo conto che la grande storia la scrivono altri, però ci sono piccole pagine di storia che alla fine fanno diventare quel libro completo. Noi ci dedichiamo a questo. Tu ci hai mandato anche, però io ho qui un pezzetto di intervista a Forma, io non l'ho conosciuto. Sì, vorrei chiuderlo, io
lo chiuderei con questo, che è il ritorno a casa. Ho scelto questo pezzettino perché dimostra anche l'umanità del personaggio, di forma, quello che con Enzo parlavamo prima, cioè la sua sensibilità, la sua, e qui si emoziona anche raccontando questo. È un, è un bel pezzo che desiderei chiudere questa lunga nostra camminata nella storia e questa lunga chiacchierata con un segno bello di speranza e insomma toccante. Allora, io facciamo così, ci salutiamo, io vi saluto e mandiamo, chiudiamo direttamente con Forma. Direi di sì. Così almeno con lui e con, come ha detto Emilio, col suo ritorno a Castellamonte. Sì, perché grazie, c'è poco da dire altro. Grazie Emilio innanzitutto per aver scritto per noi questa pagina di storia, grazie Enzo per le tue esperienze personali e che ci hai portato, e ritorneremo su questi argomenti perché ce ne sono pagine ancora, come dicevamo, da scrivere in appendice alla grande storia. Grazie. Allora, vediamoci Forma e grazie per essere stati con noi. Com'è Castellamonte? Io sono arrivato con la camera, non sento. C'era mio padre, era diventato bianco. Era invecchiato molto. Ho ritrovato il mio paese. Devo dire, relativamente tranquillo, nonostante ciò che poi ho saputo, te lo so, quel libro che hanno scritto l'altro giorno, cos'era successo. E ciò che non era scritto sui libri me l'ha raccontato mio padre, che mi ha vissuto un po', perché, come lei sa, uno dei membri del CNN, era il mio paese, era il ritorno. Diciamo che era la fine di un'ossessione. Era un desiderio di pace. Un desiderio di pace che ho tradotto quando qualche anno dopo l'occasione di parlare un capo partigiano era andato dicendo: guarda, in questi non sono rappresentati i fucili della liberazione. Sono permesso di dirgli, è rimasto senti, volta, io sono sceso da un lungo treno che mi ha riportato nel paese, ma se io vedo un fucile li lascio stare perfino per andare a caccia.